Il Signore vi doni la sua pace. Ecco, vi rivolgiamo insieme questo saluto che il Signore ha suggerito a San Francesco e che ci sembra molto adatto per il nostro tempo che stiamo vivendo. Vi salutiamo dalla nostra clausura e raggiungiamo voi che siete in clausura forzata nelle vostre case a causa delle misure adottate per il contrastare il coronavirus. In questo giorno, martedì della terza settimana di Quaresima, la prima lettura che sarebbe proposta per la Messa ci sembra proprio adatta a quello che stiamo vivendo. Azaria prega il Signore e lo prega con queste parole: ora non abbiamo più né principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te. Ecco, in effetti noi stiamo vivendo un digiuno un po' particolare. Questo non abbiamo più né principe né capo. Ecco, noi non abbiamo più l'Eucaristia. Non possiamo più partecipare all'Eucaristia. E questo è un digiuno pesante. Non possiamo più ritrovarci come comunità ecclesiale. Viviamo il digiuno dagli abbracci, dall'incontro, dalla nostra vita quotidiana. Ecco, Azaria ci fa dire: tale sia oggi il nostro sacrificio, la nostra offerta al Signore, l'offerta che eleviamo in un certo senso proprio al posto di quell'Eucaristia alla quale non partecipiamo. È un digiuno inusuale che abbiamo accolto e viviamo con responsabilità e solidarietà verso tanti nostri fratelli che stanno vivendo la prova della malattia di questo virus. Lo offriamo insieme a quanti questo digiuno lo offrono già anche in situazioni normali della vita, gli ammalati, gli anziani nelle case di riposo, che in questi giorni sono particolarmente penalizzati perché non possiamo andare a trovarli, i profughi. Ecco, ricordiamoci comunque anche dei profughi, il Papa ci ha ricordato, i profughi siriani, senza casa, senza una dimora dove avere una sicurezza, respinti e rifiutati da tutti. Lo offriamo anche però con grande consolazione, perché sappiamo che abbiamo un sostegno grande. I nostri sacerdoti celebrano l'Eucaristia, la celebrano per noi, anche se noi non possiamo partecipare. Molti di voi hanno seguito in televisione l'Eucaristia celebrata dal nostro Vescovo, Monsignor Piero, qui da noi domenica scorsa. Ecco, anche per noi è stata una grande grazia poter partecipare a questa Eucaristia, ma non l'abbiamo vissuta tanto come un privilegio, quanto come un dono che ci veniva fatto per voi, per tutti i fratelli che avrebbero potuto seguire questa Eucaristia. Assieme al digiuno, allora, abbiamo già visto la preghiera è importante, diventa anche l'elemosina più bella, la misericordia, perché noi possiamo nella preghiera ricordare i nostri fratelli che sono nella prova. Li possiamo affidare al Signore, pregare per loro perché li sostenga. Affidiamo questo nostro momento che stiamo vivendo. Ecco, digiuno, preghiera, misericordia, in un modo così particolare,
in questa situazione così eccezionale che stiamo vivendo sono comunque i capisaldi a cui noi ci rifacciamo. E allora chiediamo al Signore di aiutarci a vivere l'incontro con Lui nella preghiera anche in questa situazione, a vivere la misericordia fra di noi in famiglia. Approfittiamo di questo tempo che abbiamo per stare insieme in famiglia, proprio per crescere nella comunione col Signore e fra di noi attraverso di Lui, per aiutare con la preghiera quei nostri fratelli che si stanno donando la loro vita, i medici, gli infermieri, operatori sanitari. Pensiamo anche a quelli che hanno un lavoro che è importante e che non possono lasciare. Ecco, ricordiamoci anche di loro. Allora concludiamo con la preghiera di Azzaria. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Non coprirci di vergogna. Fa con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia, perché non c'è delusione per coloro che confidano in te. Buon cammino.